Raccogliere fondi da destinare all'ospice dell'ospedale Cesare Zonchello di Nuoro, che accoglie pazienti e loro familiari in una fase delicata del decorso della malattia. E questo è l'obiettivo della mostra di beneficenza intitolata Un ponte per la vita, colori, musica e dintorni in ricordo di Antonio Amoredu, promosso da Silvestra Pitalis e ospitata nella Galleria Picasso di Nuoro, situata in via 4 Novembre davanti alla Chiesa delle Grazie. L'iniziativa è stata inaugurata ieri alla presenza del sindaco Andrea Soddu e degli artisti ed espositori che hanno donato le proprie opere per una causa benefica. Lo scopo dell'evento è stato illustrato dalla promotrice Silvestra Pitalis, che ha ricordato le finalità della mostra e ringraziato tutti coloro che sono prestati a questo gesto di generosità. Alla serata sono intervenuti i cori Canarios di Nuoro e il coro femminile Jubileum, entrambi diretti dal maestro Paolo Puggioni. Le formazioni corali hanno attinto al loro vasto repertorio alcuni brani di grande suggestione. La mostra andrà avanti fino al 15 marzo e ogni giorno ci saranno degli eventi a partire dalle ore 19 per intrattenere il pubblico che vorrà visitarla. Oggi è in programma l'esibizione del gruppo mini folk Santa Lulla di Orune, il mini tenore Santa Lulla di Orune col fisarmonicista Gianluca Chessa, ma anche il gruppo folk Saludos di Nuoro. Domani invece il protagonista della serata sarà il tenore Gianna Bentosa di Nuoro. Nei prossimi giorni invece alla mostra saranno presenti il coro Amici del Folklore, il coro Grazia dell'Edda. Il 13 marzo invece è in programma la lettura di fiabe della tradizione orale europea a cura della dottoressa Paola Nonnis. Si chiude il 15 marzo col coro Incantos de Orune, il tenore Santu Caralo di Nuoro, il coro di Nuoro, il coro Mamuglione di Mamugliada e il gruppo folk Orto Bene di Nuoro.